della struttura faceva parte di quel gruppo di grandi opere pie di Crema che risale ai secoli, che inizialmente era governata da un gruppo di famiglie nobili di Crema, tant'è che se va in Casalbergo, dove c'è il bancone del caffè, troverà trasformato il tavolo della riunione del consiglio in sostegno per il bancone, con ancora gli stemmi delle famiglie che avevano diritto di sedere in consiglio. Ed era composto da un gruppo molto eterogeneo di istituzioni che andavano dall'ospedale vero e proprio, all'opera pia sordomute povere, al brefotrofio, all'opera per i ragazzi abbandonati, la misericordia e altre istituzioni minori. C'è anche quello per le ragazze sole, giusto? Cioè, sì, no? Le zitelle. Le zitelle, come le chiamavano? L'ex ospedale ospita la parte riabilitativa, diciamo, sì. e quel reparto apocrifo, diciamo. Dall'altro lato della città, Porto Tadini, c'è quello che era un palazzo nobiliare e che è stato per decenni e decenni la casa di riposo vera e propria con l'infermeria cronici. Quando l'ospedale si è staccato dal gruppo e si è reso autonomo nel 66, praticamente i locali dell'ospedale sono stati occupati dai pazienti che stavano nell'infermeria cronici. Sì. Lì è rimasta la casa di riposo, sì, e poi è stata costruita la casa albergo lì accanto. Ah, quindi la casa albergo è attaccata a questo palazzo nobiliare, sì. Ci stanno pazienti teoricamente autosufficienti, certo, mentre il palazzo vero e proprio è stato trasformato in mini appartamenti per gli anziani. Ho capito. Con qualche servizio centralizzato. E l'hospice? L'hospice, questa è stata un'acquisizione abbastanza recente, è collocato dove c'è il vecchio ospedale, all'ingresso del vecchio ospedale. Io sono stato assunto dall'ospedale di Crema, allora non era un'azienda ospedaliera ma era ospedale di Crema, nel luglio del 1973, quando io avevo appena 25 anni, diciamo che avevo ancora i pantaloni corti. Il reparto di neurologia, ecco cosa ho trovato. Ho trovato un reparto di neurologia appena costituito, perché l'ospedale è del 1968 come costruzione. Il reparto di neurologia come reparto, allora si parlava di reparti, non c'erano unità operative. Certo. Il reparto è nato nel 1970. 70-71, sì, due o tre anni prima che arrivassi io come giovane assistente, e il direttore di allora era il dottor Giorgio Vercesi. L'organico era ridotto all'osso, in quanto eravamo in quattro. C'era primario, dottor Vercesi, l'aiuto, il dottor Franco Passeri, e due assistenti, io e il dottor Locatelli. La neurologia di quei tempi, alla luce di oggi, era una neurologia eroica, in quanto, diciamo, non è neanche paragonabile, in quanto, diciamo, la diagnostica era una diagnostica ancora antica, tra virgolette. Noi dovevamo gestire ambulatori, attività di reparto, aggiornamento, convegni, congressi, accumulavamo ognuno ore di straordinario, addirittura impensabili, delle 38 ore ricordo personalmente settimane in cui lavoravo 60-65 ore, e mi ricordo una volta 22 giorni consecutivi senza fare un riposo, 22, tre settimane, e questo non solo io ma anche tutti i miei collaboratori,
quando c'erano le ferie era un disastro, se qualcuno si ammalava saltava tutto il reparto. Tra l'altro era diverso anche, non devo dimenticare che allora era un reparto di neuropsichiatria. Sì. Ricorderete che nei primi anni, fine anni 70, primi anni 80, ci sono stati 4 casi di defenestrazione di pazienti. Avevo, ho letto sulla rassegna stampa, sì. 4 casi di defenestrazione, sono con relative convocazioni in pretura, si può immaginare, in avvisi di garanzia, tutte cose davvero poco simpatiche per medici, per infermieri. Questo però ha fatto maturare rapidamente la separazione che ormai era avvenuta anche a livello accademico tra neurologia e psichiatria. Il discorso è che molto spesso, anche adesso, che sembrerebbe con i mezzi di comunicazione che abbiamo, che fosse tutto chiaro, tutto definito, in realtà c'è un deserto informativo su queste cose. Sì, certo, c'è la giornata Alzheimer una volta all'anno, sì. Ma hai voglia. Non è la malattia del cancellino, lo dico sempre in parentesi, cioè non è che è arrivato qualcuno e ti ha cancellato tutto quanto. Questa è la malattia del tarlo che ti rode un po' qui, un po' lì, un po' là, quindi tu ti trovi davanti a un malato che oggi si comporta in maniera assolutamente congrua e pomeriggio cambia completamente. L'Alzheimer è più o meno il 60% delle demenze, ma c'è un 40% di altre forme degenerative e non degenerative. E d'altra parte ci sono moltissime espressioni di demenza che sono in realtà legate a problemi altri e che si risolvono, questo è il dramma, perché se le lasci lì evolvono, cioè per dirle una demenza da disturbi tiroidei, messa a posto il tiroide sparisce completamente, se la lasci lì diventa demente per davvero. Certo. Quindi anche l'avere la possibilità della diagnosi è fondamentale. Lei prima mi chiedeva le diversità da Milano. Qui esiste una patologia che a Milano non si vede, che è la caduta della bicicletta dell'anziano, del grande anziano, perché essendo in un territorio prevalentemente agricolo, diciamo, di tradizione agricola, di campagna, l'uso della bicicletta qua è molto inveterato e gli anziani continuano ad andare in bicicletta e la vogliono andare giustamente. Rischiando però, perché la caduta della bicicletta in anziano è una patologia importante. A Milano questo non esiste, certo. non lo vedevo, non ero abituato a vederlo. Le richieste che arrivano in ambulatorio di che tipo sono qui? Soprattutto legate ai problemi comportamentali, perché voglio dire, uno che ha problemi di memoria, ha difficoltà, ma tutto sommato non crea problemi di rapporto più di tanto, si gestisce, ma fatalmente prima o poi qualcosa viene fuori, anche perché al di là di pochi casi, di pochi tipi di demenza, l'intelligenza è preservata molto di più della memoria, certo. Quindi il modo di reagire della persona è congruo a quello che alla memoria risulta. Voglio dire, se alla mia memoria risulta che alle 3 di notte mi devo alzare per andare a mungere le vacche e ho 90 anni e sto a sesto piano in città, poi i miei comportamenti sono assolutamente logici e conseguenti. Certo, per me sì. Ma non c'entrano niente con tutto il resto. C'è anche la sofferenza a volte dal familiare di vedere tuo papà o tua mamma che ti hanno messo al mondo, ti hanno curato, ti hanno insegnato e tu sei tu che ti occupi completamente di loro nella fase finale, nella fase iniziale. C'è questo non riconoscerli magari più perché fino a ieri tu eri la persona per loro migliore, a un certo punto sembra che tu sei la cattiva, che gli nascondi le cose, che gli fai dispetti, che all'inizio uno fa anche fatica a capire queste cose, perché anche se si è consapevoli che c'è qualcosa dietro, che non è più la tua mamma o il tuo papà o il tuo compagno, se neanche il supporto psicologico.
supporto psicologico, che sono tutte cose che comunque le associazioni si danno da fare per fare, cioè i pomeriggi tipo come l'AIMA che tiene queste persone un po' di ore in modo che il familiare, non lo so, si va anche a fare solo un giretto, si respira un po', diciamo, prende un po' di respiro di sollievo, oppure anche questi si fanno dei gruppi di persone che, di familiari che si aiutano a vicenda, con la psicologa che comunque interviene, aiuta, dei corsi anche per un po' capire come fare col proprio familiare, perché a volte uno... Poi diciamo sempre che dal di fuori sembra tutto facile, quando ti capita dentro nella tua casa... Può giocare un ruolo importante il volontariato, se non altro anche in aiuto a queste... Sì, noi abbiamo delle associazioni molto importanti, perché funzionano molto bene, perché danno supporto quelli che vengono chiamati caregivers, che poi possono essere parenti, amici, i famosi badanti, e così via, e danno un supporto di tipo formativo. Anche noi insieme, per esempio, l'Associazione dei Malati di Alzheimer del Territorio, abbiamo fatto dei corsi formativi proprio per spiegare a chi gestisce questi pazienti come fare, come comportarsi, quello a cui possono andare incontro, come il paziente può evolvere e così via. Dà anche dei sussidi per quanto riguarda la... perché ogni tanto magari i parenti dei pazienti possono essere un po' persi in tutte le pratiche amministrative che devono andare a compilare, il riconoscimento di invalidità, il riconoscimento dell'assegno di accompagnamento, cioè tutti i diritti che hanno, che sono tanti, dati dallo Stato, dai comuni, così però magari non lo sanno. Però magari non lo sanno, fanno fatica per vari motivi, sono anziani a loro volta, quindi magari per vari fatiche fanno fatica a accedere. Quindi in questo senso sempre di più bisognerà integrare una rete socio-sanitaria, quindi il ruolo degli assistenti sociali, per esempio, anche oltre che del volontariato, è molto importante. Il centro per la sclerosi multipla si coordina con questi altri specialisti? Perché so che certe volte il problema della burocrazia è anche abbastanza pesante. C'è un problema, no? Infatti va in base a progetti, anche a livello di provincia vengono attivati dei progetti collegati a professionisti, in base i progetti individuali possono essere a gruppi, però individuali. Si prende un professionista, si dice lo specialista dello sciazzo, lo specialista della per la psicoterapia, quello psicologo. Sono tutti progetti che vengono finanziati, però non dal privato, dall'associazione. Senza contare che comunque più vai avanti con l'età e più vai avanti con le fragilità e più hai bisogno di un riferimento anche personale. Certo. Nel caso hai bisogno, non c'è nessun problema, puoi chiamare, puoi andare là, poi c'è un piano terapeutico da fare, sono disponibilissimi, non posso dire niente, le psicologhe hanno una dolcezza, un'attenzione. Su quello non posso dire niente, certo che anche loro è ovvio che non possono fare miracoli se i fondi sono sempre meno. Parliamo delle stroke unit, perché che cosa sono? Teniamo sempre presente che questa cosa che stiamo cercando di realizzare non sarà giustamente solo per gli addetti ai lavori. Sì, la stroke unit allora è un luogo fisico di ricovero di malati affetti da una patologia cerebrovascolare acuta, dove hanno un personale che lavora su di loro specializzato in questo settore e coordinato in questo settore. La figura principale ovviamente è il neurologo, assistito da un personale infermieristico che è specializzato in questa tipologia di pazienti. E tutto questo poi è coordinato da una serie di medici che consulenti, molto importanti, però in primis il fisiatra per il recupero funzionale, il cardiologo, e non per niente
tanto per fare un esempio, io sono il direttore di un dipartimento che si chiama cardio-cerebrovascolare, perché le malattie vascolari cardiache e cerebrali molto spesso sono associate, cioè l'ictus e l'infarto miocardico sono due patologie che vanno insieme spesso e volentieri. E quindi abbiamo tutta una serie di consulenti che lavorano su questi pazienti in maniera acuta. I letti dove i pazienti sono ricoverati sono monitorati con una console, e il monitoraggio va a una console centrale dove gli infermieri vedono costantemente questo monitoraggio, quindi i parametri vitali dei pazienti sono presi in maniera continuativa. Il ricovero in strugioni non è un ricovero lungo, I malati in strugioni devono stare, in una strugione di funzione media devono stare circa 3-4 giorni, non di più. Noi abbiamo dei tempi di medi di degenza in strugioni da 2.9 a 3.1 giorni, quindi molto breve, serve proprio a stabilizzare la fase acuta. Gli studi internazionali, quindi non solo nazionali, ci dicono che un paziente con queste patologie ricoverato in una stroke unit, rispetto che in un reparto di degenza normale, di neurologia o di medicina, ha un migliore outcome. Noi usiamo questa parola in inglese, ma per spiegarla, che vuol dire che ha più possibilità di avere una migliore prognosi, di avere un migliore risultato clinico medico. E questo indipendentemente dal fatto che sia stato sottoposto a trombolisi, che è l'unica terapia acuta dell'ictus ischemico che esiste in questo momento. Sì. Questo, l'importanza è anche questo risultato più positivo che deriva per il paziente ricoverato in stroke unit. Può dipende anche dal fatto che la tempestività dell'intervento è fondamentale. Dipende dal fatto della tempestività dell'intervento, quando parliamo di trombolisi, e della tempestività nel monitorare il paziente e tenendolo monitorato nell'intervenire al più presto in tutte le complicanze che il paziente può avere nelle prime 48-72 ore di evento acuto, che sono le più drammatiche, diciamo, perché il paziente in quelle ore lì può migliorare ma può anche peggiorare o complicarsi. Quindi averlo in letti monitorati con un personale infermieristico iperaddestrato a questi pazienti e con medici attenti a queste patologie è molto importante. E un'altra cosa molto importante è che noi qui non abbiamo la neuroradiologia, ma una cosa molto importante che io sono riuscito a ottenere nel primo anno che sono venuto qui è una convenzione diretta con la neuroradiologia di Bergamo. I neuroradiologi di Bergamo vedono via telematica le immagini dei nostri pazienti e se noi abbiamo bisogno di un loro parere, anche se qui abbiamo dei radiologi generali molto bravi, ma sono due lavori diversi, certo. Se noi abbiamo bisogno di un nostro parere, loro in tempo reale ci danno, noi mandiamo le immagini in tempo reale ci danno una risposta. E questo funziona anche con la neurochirurgia di Cremona, che è convenzionata con noi. Quindi andiamo più verso sempre più una specializzazione anche a livello. Si va verso una specializzazione, si va verso per ogni patologia a delle a formare delle reti, almeno delle reti regionali di patologia, dove è chiaro ogni punto della rete quello che è in grado di fare, fin dove è in grado di fare, quando deve passare la mano. Certo. A un altro punto che è in grado di fare qualcosa, magari non di più, magari diverso. Certamente. Certo. La sua esperienza del servizio che viene fornito, che giudizio può dare? Che cosa manca? Buon servizio, a parte la parte del fisiatra, sì. Che purtroppo mi vengono dati solo 20 sedute all'anno. Sì. Vado dal fisiatra, faccio la visita, mi dà 20 sedute e poi quando vado a rinnovarle qua parlo del servizio che mi viene effettuato qua in ospedale, sì. Non mi viene più... Perché ne vengono riconosciute solo 20 all'anno. 20 e ovviamente ce ne bisogna sono di poche, più. Sì, sì. Per i casi come il mio che io riesco ancora, grazie, a fare qualche passo perché... Qualche passo riesco ancora, se no far più di 50 metri uso la carrozzina, se no nel caso come il mio che riesci comunque a muoverti e a fare ancora un po' di movimento, è importante tanto la fisioterapia perché ti muove dei muscoli che da solo non riesci a muovere, invece parlo di quella passiva, certo. Che le fisioterapie stesse sono in grado di farlo
e va bene. Avete provato a fare richieste in questo senso? Ma ricordo che più di 20 sedute io ho chiesto, ma più di 20 proprio perché o hai un peggioramento o cadi per terra, allora te ne fanno anche più, però è meglio non cadere per terra. Eh no, ma pure non è c'è da dire che per quello che riguarda l'aspetto clinico, ossia la semeiotica, la capacità di fare un fine esame obiettivo, una volta era molto più coltivata di adesso, in quanto adesso con le attuali metodiche diagnostiche, in teoria, non dico quello che non dovrebbe, è la macchina che ti fa la diagnosi, cioè non è proprio così, ma diciamo una volta invece la diagnostica dipendeva tutto dalla capacità del professionista. Certo. Adesso la capacità del professionista è importante, però diciamo che secondo me è meno determinante di una volta. Adesso un professionista medio di media levatura riesce a gestire delle situazioni che una volta invece un professionista di media levatura non gestiva, perché non aveva quel, diciamo, quello spirito clinico, quella capacità critica, la capacità di raccogliere un'anamnesi dettagliata, di fare un esame obiettivo, diciamo, completo. Attualmente queste capacità, secondo me, purtroppo sono andate un po' perse. Una cosa che a me piacerebbe arrivare, ma questo non è una cosa che manca a Crema, ma anche molto in neurologia, la maggior parte delle neurologie italiane e lombarde, avere medici sufficienti per non fare una reperibilità medica, ma per avere una guardia attiva neurologica H24 in ospedale. Perché attualmente non c'è una... Attualmente ho una guardia attiva di giorno, ma non di notte. Ma io credo che le malattie neurologiche acute stiano assumendo una rilevanza così importante, soprattutto nei nosocomi dove non c'è il neurochirurgo, quindi dove anche il neurologo deve prendersi carico della neurotraumatologia, dove è difficile pensare che negli anni futuri, e questo non lo dico solo io, ci sono dei documenti, ad esempio, delle società scientifiche internazionali e nazionali che lo dimostrano, pensare che gli ospedali possano funzionare senza un neurologo di guardia H24. E cosa chiediamo noi in più al... Sicuramente dei fondi, molti più fondi, dove queste cose qua della fisioterapia finito i 20, basta, non te la do più, le attivazioni di RSA, di RSA aperta, di ADI, di queste, è finito il periodo, basta, come se la persona non ha più bisogno, anche perché più cose a domicilio, sicuramente anche più prevenzione, più informazione, anche quello è importante, eviterebbe o comunque ti farebbe capire prima i vari segnali della patologia, della sofferenza del malato. Non tutti hanno gli stessi bisogni, perché ognuno ha i suoi. Però sono 250 persone, solo qua, certo. Qua nel centro qua di Crema, che funziona bene, devo dire che funziona grazie alla dottoressa, non li sei. Quello che poi secondo me toglie attualmente tempo e chiamiamo anche disponibilità al professionista per un rapporto più, diciamo, umano e clinico col malato è la burocrazia. Diciamo che gli adempimenti, diciamo, chiamiamoli burocratici, che sicuramente hanno la loro giustificazione, ma tante volte si occupano di questioni puramente formali. E questo è uno dei motivi che mi ha disamorato dal proseguire. Questo aspetto appunto burocratico ha finito anche, immagino, per influire, sottraendo necessariamente il tempo da dedicare ai malati, avrà influito anche dal punto di vista della
possibilità di comunicare, perché credo che la comunicazione è essenziale. Sia ancora essenziale. La comunicazione che deve essere una comunicazione bidirezionale, perché sennò non è una comunicazione. Certo. La comunicazione tra colleghi, prima cosa, perché se si lavora in equip ci deve essere una comunicazione tra colleghi. Comunicazione con lo staff, tutto lo staff, infermieristico, tecnico, tecnici sanitari, operatori sanitari, e la comunicazione medico-paziente, che purtroppo cosa veniva a succedere? Il grosso rischio che questi adempimenti, che io chiamo adempimenti formali, perché più della volte erano adempimenti formali, i cosiddetti questionari a scelte multiple sulla, diciamo, capacità di accoglienza del malato, questi faldoni di 360-400 domande, cosa fate quando arriva il malato, lo salutate, sì, una volta, sulla due qualità volte. Diciamo la qualità, così non ne parliamo, perché sarei molto critico, e lo sono molto critico, cosa fate, lo salutate una volta, lo salutate due volte, gli date la mano, non gli date la mano, cose, delle cose che veramente mi piacerebbe raccogliere poi questi. Toglievano nei fatti il tempo per avere una comunicazione reale col malato, e la comunicazione che non è solo la comunicazione della diagnosi importantissima, è una comunicazione, diciamo, di un percorso, perché il malato in ospedale ha un percorso e il medico dovrebbe accompagnare il paziente in questo percorso. E al di là dell'aspetto puramente tecnico, dare, diciamo, delle direttive, dare appunto non diciamo dei consigli, perché è molto riduttivo, avere una reale comunicazione con lui, certo. Avere una certa empatia, diciamo. Noi stiamo ancora scontando una formazione universitaria che risponde a un concetto fondamentale, che il malato deve guarire. Sì. La cultura della cura come prima cosa, e la guarigione se possibile, fa fatica ancora ad entrare, per cui uno esce dall'università con questa idea primaria che comunque devi guarire. Quando ti trovi a fronteggiare la cronicità, le difficoltà legate, la non soluzione del problema, molti scappano, scelgono altre strade. Una volta che sei cosciente di questo, non è poi così difficile, anche perché comunque sono malati e famiglie che danno tantissimo dal punto di vista dei rapporti. E infatti immagino. Cioè il solo sorriso tante volte è già fonte di ringraziamenti che non finiscono più, insomma. Quindi non è per niente frustrante. È frustrante se ti metti nell'ottica che tu devi essere quello che guarisce. Allora sì, allora è terribile.